Stiamo parlando in questi giorni di temi legati all'estate. Ieri abbiamo visto con una dietista come è bene alimentarsi e cibarsi durante i mesi caldi, durante i mesi estivi. Oggi invece vogliamo capire come è bene prendersi cura in modo corretto della propria pelle. Esporci tanto al sole fa bene o crea anche qualche rischio, qualche disagio? Alla nostra epidermide lo chiediamo alla nostra ospite di oggi, che è la dermatologa Francesca Giusti. Buongiorno Francesca. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta nello studio di Detto Tra Noi Estate. Grazie. Arrivano i primi weekend di sole, purtroppo insomma non abbiamo avuto un giugno tanto soleggiato, però non appena abbiamo avuto l'occasione, la possibilità, ci siamo messe tutte in tintarella, tutte e tutti, perché insomma, anch'io sono da rientro, dalle ferie, ho preso il sole anch'io. Ecco, quindi è normale insomma desiderare di perdere un po' il nostro colore pallido e diciamo così, certo, avere un po' di abbronzatura che rende tutti più belli e più gioiosi, ma va fatto in modo corretto, perché se non è così può creare qualche problema alla nostra pelle. L'esposizione solare crea di solito problemi alla nostra pelle, sia in acuto se ci esponiamo in eccesso perché ci scottiamo, ma soprattutto dobbiamo pensare al danno cronico, che è il fatto di avere preso il sole per tanto tempo nella nostra vita e ci ritroveremo ad avere un rischio aumentato di tumori della pelle. Ecco. E poi anche le rughe, dobbiamo pensare anche a quello, no? Anche il discorso estetico, sappiamo che il fotoinvecchiamento è molto importante, l'esposizione solare ci macchia la pelle, ci riempie di rughe, quindi avremo anche un danno estetico. Quindi quando ci scottiamo non dobbiamo, diciamo così, pensare soltanto al rimedio immediato e dire qualche giorno passerà, ma in realtà vederlo in proiezione. Il danno acuto è il meno, perché in realtà molti di noi hanno avuto l'esperienza della scottatura, abbiamo preso troppo sole, non ci siamo messi le creme in maniera adeguata, però dopo qualche giorno di fastidio passerà. Le scottature che però noi prendiamo sono quelle che ci mettono più a rischio di sviluppare il melanoma, e il melanoma è il tumore della pelle più pericoloso, certo. Quindi le scottature ci pongono a rischio di quello. Il danno cronico da sole ci mette a rischio di altri tumori della pelle che di solito si osservano in età avanzata. Ecco, il melanoma è, è un'esposizione negli orari scorretti, senza le protezioni? È molto legato alla scottatura. La scottatura del sole dipende da quel gruppo di ultravioletti che si chiama UVB e che sono presenti massimamente fra le 11 e le 15 dell'ora solare, quindi nel centro della nostra giornata. Il danno da sole legato a altri tipi di tumore della pelle o all'invecchiamento dipende molto dall'UVA. L'UVA è presente dalla mattina alla sera, quindi in realtà dobbiamo sì stare attenti nelle ore centrali della giornata, ma la protezione solare va usata lungo tutto l'arco della giornata. Ecco, la protezione solare, se è elevata, insomma, se è quella corretta. Noi dermatologi scriviamo sempre protezioni elevate. Protezioni elevate, e questo può, diciamo così, metterci al sicuro nonostante si prenda il sole in questo orario, dalle 11 alle 15, se capita, e si ha una protezione solare elevata, non è un problema? Sì, esistono. Ad oggi esistono dei solari nuovi che hanno uno spettro di copertura piuttosto ampio, più nuovi peraltro riparano non solo nei confronti dell'ultravioletto ma anche nei confronti dell'infrarosso, della luce visibile che si è vista dagli ultimi studi dare ulteriori danni alla pelle. Ancora gli schermi oggi riparano nei confronti dell'UVB ma anche nei confronti dell'UVA, cosa che qualche tempo fa non c'era. Adesso tutti i solari che compriamo hanno l'indice di protezione nei confronti dell'UVA, che è importante. È chiaro che pochi di noi si danno bene la protezione solare, perché la crema va spalmata in adeguata quantità, va spalmata su tutta la superficie corporea, e invece di solito siamo un po' frettolosi, a volte usiamo gli spray e li nebulizziamo in giro e non arrivano alla superficie corporea, a volte stiamo molto in acqua, perché quindi poi se stiamo in spiaggia anche resistenti dalle 11 alle 15 stiamo in gran parte in acqua, e per quanto possa essere resistente all'acqua non è formulato per stare a mollo, anche perché ricordiamo che la definizione del fattore di protezione solare viene data in laboratorio, prendendo delle persone, dei volontari, su cui spalmiamo un'adeguata crema, li esponiamo a un simulatore solare e andiamo a misurare
come rispondono, quindi quantomeno si scottano ponendoli di fronte a un simulatore solare. In laboratorio tutto viene fatto perfettamente, nella realtà sulla spiaggia abbiamo la sabbia addosso, sudiamo, certo. Siamo stati in acqua e quindi non è tutto così regolare, il fattore di protezione non è sempre quello che corrisponde alla realtà. E forse è anche bene smontare quello che è un po' un luogo comune, soprattutto per noi donne, cioè darsi la crema solare con un'altra protezione non significa non abbronzarsi. No, allora, non abbronzarsi, lo schermo totale sarebbe una lastra di piombo e nessuno di noi prende il sole con la lastra di piombo. La protezione elevata sicuramente rallenta la nostra abbronzatura, certo. Ci abbronziamo un po' meno, però in realtà proprio perché non abbiamo i danni da sole avremo una pelle più bella, un'abbronzatura che dura di più. Le ultime novità sono anche i prodotti che hanno un fattore di protezione e hanno anche qualche stimolante dell'abbronzatura, per cui insomma da un lato ci proteggono, da un lato ci pigmentano un po' di più e quindi una quindi via di mezzo gradevole. Esatto, dottoressa, quali sono i problemi generali che possono venire un po' con l'esposizione al sole? Anche, non so, vengono sfibrati un po' i capelli, allora, disturbi agli occhi e alla vista? I capelli, a differenza della pelle, non hanno meccanismi di difesa nei confronti dell'esposizione solare. La pelle è dotata di tanti meccanismi che in parte la proteggono, i capelli no. Quindi fondamentalmente li troviamo schiariti perché la melanina si ossida e tanto più se abbiamo dei capelli tinti avremo un danno maggiore. Il capello umido è maggiormente danneggiato dal sole rispetto al capello asciutto, quindi se ci esponiamo al sole è meglio che abbiamo i capelli asciutti che non certo. Col capello bagnato subito dopo il bagno. Meglio non fare la tintura che già stressa il capello prima di andarci a esporre al sole, certo. Perché avremo un danno ulteriore. Per quanto riguarda invece i disagi alla vista, i problemi alla vista, cioè l'esposizione al sole... Gli oculisti consigliano sempre di mettere l'occhiale da sole e di utilizzare anche ottime lenti, perché anche l'occhio chiaramente subisce danni da sole e d'altra parte vediamo sempre più spesso oggi anziani con cataratta e certo. Con i problemi che standard danno da sole. Ecco, dottoressa Giusti, un capitolo particolare meritano un po' le famose macchie del viso, quelle di cui purtroppo abbiamo in tante, sì. Cioè non proteggersi già dalla prima volta, già dalla prima esposizione sì. Al sole può provocare le macchie, da cosa derivano? Allora, con macchie dal viso intendiamo quelle che vengono chiamate lentigo senili o solari, che sono quelle chiazze quelle macchiette che abbiamo sul dorso delle mani, sul viso, che sono un segno di fotodanno. E poi abbiamo anche il cloasma, il melasma, che sono quelle macchie che di solito associamo alla gravidanza, al fatto di prendere ormoni. Entrambe peggiorano con l'esposizione solare, entrambe sono tipiche dei fototipi più scuri che si macchiano e lì basta poco, perché purtroppo lì abbiamo un eccesso di melanina e prendendo il sole abbiamo un'aumentata pigmentazione in quella sede lì, per cui schermi totali assolutamente. Una volta che si manifestano però dobbiamo tenercene. No, non dobbiamo tenercene, ci sono dei prodotti schiarenti, adesso esistono i prodotti schiarenti che hanno già il fattore di protezione, per cui intanto ci esponiamo al sole e mettiamo già qualcosa per le nostre macchie. E poi esistono tantissimi trattamenti di medicina estetica, dal laser ai peeling, che le schiariscono, quindi ormai non ce le dobbiamo più tenere. Per poi forza di ai cose. Ai trattamenti penseremo però in autunno, quando non ci esponiamo al sole. Esatto, da settembre in poi. Ci sono degli studi recenti che confermano come ci sia un po' una correlazione tra luce e psiche, cioè nel senso sì. Che il sole ci aiuta a stare meglio, sì. Ci aiuta a essere di buon umore, sì. È una sorta di antidepressivo naturale. Sì, è un antidepressivo naturale, questo lo sapevamo tutti, perché se ci svegliamo che c'è il sole siamo già tutti più contenti. In realtà ci sono dei lavori che hanno dimostrato che l'esposizione alla luce solare aumenta dei mediatori che sono la serotonina, la dopamina, il GABA, che agiscono proprio sul sistema nervoso centrale, e gli studi sono stati fatti prevalentemente nei paesi nordici, trovando il problema della mancata esposizione solare nei mesi invernali, ed è stata proprio codificata anche una patologia del sistema nervoso, una forma di depressione che viene chiamata SED, l'acronimo ricorda già il nome tristezza, ed è una tipica forma di depressione nel periodo invernale che viene trattata esponendo i soggetti malati alla mattina al risveglio al simulatore solare, proprio perché basta la luce solare per liberare questi mediatori che determinano un miglioramento del tono dell'umore. Quindi insomma il sole ci fa bene, il sole dobbiamo fa bene all'umore, ci scalda, prenderlo, certo. Ci fa bene per il metabolismo delle ossa.
Ci aiuta anche a produrre la vitamina D, che è una vitamina fondamentale. Quali sono i cibi che aiutano la nostra pelle durante l'esposizione al sole? Tutti i cibi ricchi di vitamine, tutti i cibi che contengono la vitamina E, i beta-caroteni, la vitamina C. E adesso, quando non abbiamo un'alimentazione perfetta, quando siamo un po' sregolati nel mangiare, abbiamo un sacco di integratori formulati proprio per aiutarci, spesso contengono queste sostanze, addizionati anche con vitamina D, per cui abbiamo un forte aiuto anche con gli integratori e con l'alimentazione. Dottoressa, chiudiamo con i consigli, il vademecum della perfetta abbronzatura, cioè nel senso, soprattutto adesso io faccio una battuta parlando di abbronzatura, ma di cura della propria pelle, ecco, soprattutto. Il vademecum è prendere il sole gradualmente, quindi esporci al sole con gradualmente, cioè il primo giorno che andiamo al mare non stare in spiaggia tutto il giorno, perché rischiamo la lucite polimorfa, quello che normalmente chiamiamo l'eritema solare, quindi poi ci roviniamo le vacanze. Quindi prendere il sole gradualmente, usare dei fattori protettivi quando ci esponiamo al sole, ripetendoli nel corso della giornata, utilizzare alla sera degli antiossidanti, che possono essere delle creme o anche antiossidanti per bocche, in modo tale da aiutare anche la nostra pelle a riparare i danni dal sole, non esporci nelle ore centrali della giornata e non abusare di sole, e iniziare a capirci, a piacerci anche un pochino più bianchi. Quindi si tratta forse di cambiare un po' la nostra mentalità. Non per forza. Di cambiare un po' la nostra mentalità. L'importanza anche della crema idratante. Certo, dopo che ci siamo esposti al sole, di tenere la pelle molto idratata, anche perché il sole danneggia la nostra barriera cutanea. Molti di noi hanno l'esperienza di avere un gran prurito dopo che si sono esposti al sole, magari a settembre-ottobre. Sì. C'è un po' questo danno di pelle molto secche, di prurito, che è fastidioso. Quando invece compare un eritema, forse è bene, non è più sufficiente soltanto la protezione elevata, ma forse è bene interrompere per qualche giorno l'esposizione e eventualmente utilizzare un po' una crema cortisonica per ridurre un po' i sintomi e il fastidio. Benissimo, grazie dottoressa Giusta. Grazie per tutta a voi. Questa serie di consigli utilissimi, perché ormai insomma il mare e le vacanze sono alle porte per tanti, e per è facile, tanti. È facile incappare nella voglia di esporsi al sole, di abbronzarsi, ma non soltanto, anche per quanto si sta bene, insomma. È bene comportarsi seguendo anche in questo caso delle determinate regole, quelle che lei ci ha spiegato in questa sede. Grazie a Francesca Giusti. Voi. Noi torniamo tra pochissimo, dopo la pubblicità, come detto, tra noi estate. A tra poco.